Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulla Nuova TV, un caldo davvero opprimente, quello che ci ha interessato negli ultimi giorni. Da ieri c'è stato qualche grado in meno, ma parliamo sempre di temperature eccezionalmente alte, eccezionalmente al di sopra della media del periodo. Quindi siamo entrati da un paio di giorni nell'estate, ma ormai è un mese ed oltre che insomma l'estate si è fatta sentire dalle nostre parti, tra l'altro con prospettive che non sono sicuramente buone. Se adesso la situazione è preoccupante, potrebbe diventare allarmante a fine settimana prossima, quando è previsto un ulteriore aumento delle temperature. Quindi dobbiamo veramente stare molto attenti, soprattutto gli anziani, i bambini, gente malata, cardiopatica, perché i problemi legati al caldo potrebbero essere davvero devastanti. Quindi non voglio fare terrorismo, ma il caldo che sta arrivando e che soprattutto che ci sta interessando da diverse settimane potrebbe addirittura peggiorare nei prossimi giorni. Andiamo a vedere l'immagine del satellite, satellite che appunto ci mostra il motivo di questo caldo che c'è sull'Italia da tanti giorni. Vedete, non ci sono più le perturbazioni sulla Scandinavia, sull'est europeo, sono tutti a ovest del continente. Quindi vedete le nuvole che stanno tutte sulla sinistra, l'aria fredda direttamente dalla Groenlandia scende lungo tutte le coste occidentali europee. Fino a lambire, arriva fino alla penisola iberica, dove in questi giorni le temperature sono scese dopo il gran picco di caldo delle settimane scorse. Que dicevo, quest'aria fresca va fino ad arrivare a lambire le coste del Marocco. Da qui si innesca una reazione a catena, un rigonfiamento dell'anticiclone subtropicale che porta cielo sereno e caldo soprattutto sul resto del continente, sulla parte centro-orientale. Si nota quella nuvola, quella banda nuvolosa che proprio tra le Baleari e la Sardegna e le regioni centrali delimita proprio l'aria un pochino più fresca che riesce a passare dalla valle del Rodano e invece la parte ad est di questa banda nuvolosa sotto diciamo, l'influenza dell'anticiclone subtropicale. Andiamo a vedere lo zoom sull'Italia, si nota proprio questa banda nuvolosa che dalla Sardegna al Tirreno centrale arriva in qualche modo a portare anche un po' di nuvolosità sulla nostra regione, ma si tratta sempre di nubi alte stratificate. Ieri c'è stata qualche timida pioggia, soprattutto mista a sabbia, molta sabbia è caduta, laddove è caduta qualche goccia d'acqua, 1 mm dai dati della Protezione Civile della Basilicata sulla costa ionica, nei pressi della foce del Basento, e qualche altro millimetro, qua parliamo di decimi di millimetri sulle zone dell'entroterra, vicino all'entroterra ionico. Per il resto solo nuvolosità, qualche goccia sparsa, ma ripeto, molta sabbia, non ci sono precipitazioni, non ci sono state precipitazioni sicuramente interessanti. Vediamo ora con le cartine, con l'aiuto di Meteosette, le previsioni del tempo per questo weekend. La giornata di oggi all'insegna, come vediamo, di un po' di nuvolosità stratificata, non sono previste assolutamente precipitazioni. Abbiamo temperature che si mantengono su valori molto al di sopra della media, siamo sempre nell'ordine di 10-12 gradi in più della media, non parliamo di 1-2 gradi, parliamo davvero di temperature eccezionalmente alte. 33 la massima su Potenza, 35 su Matera, una nuvolosità più o meno irregolare, alta e stratificata, dicevo, con assenza di rischio di precipitazioni significative. I venti sono mediamente occidentali, con mari in genere calmi o quasi calmi. Vediamo la giornata di domani, una giornata che vedrà una lieve diminuzione delle temperature. Siamo sempre là, 1-2 gradi in meno, non è che arriva il fresco, sicuramente è meglio avere un paio di gradi in meno che un paio di gradi in più, ma la situazione rimane sempre con temperature decisamente calde. Vedete domani la massima 31 gradi a Potenza, 33 gradi a Matera, con una situazione di cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata, però attenzione, vedete nel pomeriggio alcuni modelli intravedono la possibilità di piogge e qualche temporale in quella zona delimitata da quel cerchio, quindi la parte estrema orientale della regione, della nostra regione, con parte della Puglia centro-meridionale che potrebbe essere interessata da qualche rovescio temporalesco. Quindi è una ipotesi, non la scartiamo, potrebbe esserci qualche precipitazione nel pomeriggio di domani. La ventilazione rimane ancora da ovest e nord-ovest con mari in prevalenza quasi calmi o poco mossi. Domenica, ci spostiamo alla domenica e vediamo un nuovo aumento delle temperature, quindi comincia a ruotare il vento nuovamente, nuovamente una situazione, una componente da sud-est, quindi si rigonfia l'alta pressione dal Nord Africa, alta pressione che tende a rinvigorirsi, quindi dopo un cedimento lieve di questo fine settimana, tra oggi e domani, poi da domenica riprende
forza questo anticiclone e quindi avremo un nuovo aumento delle temperature. Ecco i valori previsti per domenica, di nuovo 33 gradi a Potenza, 34-35 a Matera, scendono qualche grado le minime. Quindi domenica mattina, tra domani notte e domenica mattina, un paio di gradi in meno, 18 a Potenza, 21 a Matera, valori comunque al di sopra delle medie. Le massime tornano invece a salire e questo aumento sarà poi costante anche nei prossimi giorni. Una ventilazione torna quindi a essere da scirocco, da sud-est, quindi saranno soprattutto le zone interne nei primi giorni della settimana ad essere interessate da gran caldo, le zone ioniche. Un pochino di refrigerio dovuto alla presenza del mare, si potranno averlo, ma insomma anche qui farà caldo, caldo umido tra l'altro. Ci spostiamo a lunedì e lunedì vediamo una situazione davvero che fa paura perché rivediamo valori di 36 gradi su Potenza, 36 gradi su Matera. Vi ricordo che per l'ultima decade di giugno a Potenza la massima dovrebbe essere intorno ai 23 gradi, siamo a 36, potete ben immaginare 13 gradi in più, così come sono 10 gradi in più le medie. Le massime sulla città di Matera. Vedete anche sulla parte nord della Basilicata, nelle zone più calde in questo periodo, la Vellese, la parte tra Palazzo San Gervasio, Venosa, Montemilone, insomma lì arriveremo a 38-39 gradi. Questo lunedì, perché poi martedì purtroppo ci potrebbe essere un ulteriore aumento quindi delle temperature, una situazione, come dicevo, che potrebbe diventare molto molto pericolosa. Vediamo l'ultima cartina, quella degli spaghetti, spaghetti che ci lasciano poco, poco ottimismo, una situazione davvero che per tanti giorni mostra temperature decisamente al di sopra delle medie, 10, 11, 12 gradi in più delle medie, di questo periodo, con valori che per 8-9 giorni sicuramente saranno al di sopra delle medie. Poi forse c'è qualche tendenza alla diminuzione, ma naturalmente questo andrà visto sempre con i prossimi aggiornamenti se ci saranno delle novità. Per quanto riguarda il quadro delle precipitazioni, niente, pochissime, pochissime novità, tanti giorni ancora all'insegna di tempo asciutto, qualche rovescio come vediamo prima ci potrà anche essere sulle zone orientali della regione nella giornata di domani, ma parliamo di probabilità piuttosto basse, comunque possibili. Poi, come dicevamo, dopo il 4-5 luglio ci potrebbe essere una tendenza, un'attenuazione del caldo. In tutti i casi, attenzione ai primi giorni di luglio, come dicevo, dopo questo aumento delle temperature tra lunedì e martedì, qualche grado in meno, ma 1-2 gradi, non di più, tra mercoledì e giovedì, e poi per venerdì prossimo, sabato prossimo, addirittura sono previsti valori abbondantemente sopra le medie, fino a 12-13 gradi. Attenzione, potremmo superare i 40 gradi in diverse zone della Basilicata. Quindi questa è una situazione da monitorare, massima allerta, non ci vuole l'allerta solo per il ghiaccio, per la neve, anche per il gran caldo che purtroppo sta attanagliando la nostra regione, il sud Italia in genere, da tanti, tanti giorni, per non parlare di tante settimane. Non mi resta che augurarvi un buon weekend, vi do l'appuntamento, tornerò lunedì mattina nel corso della rassegna stampa, quindi intorno alle 7:45-7:50 per fare un aggiornamento di questa situazione di gran caldo che sta ulteriormente aggravando la situazione di siccità su tutto il nostro paese. È tutto e buon fine settimana, con i programmi della Nuova TV.